Bentornati e continuiamo il nostro viaggio alla ricerca del Graal degli eventi, ossia dello strumento che consente la misurazione del successo e dell'efficacia di un evento. Abbiamo parlato di engagement rate, ossia l'indicatore che stabilisce il grado di coinvolgimento, di partecipazione di coloro che partecipano appunto a un evento. Adesso invece parleremo dell'interest rate, ossia quanto l'evento al quale hanno partecipato li abbia veramente interessati. Vedremo che questo è un indicatore molto importante perché consente anche qui, grazie all'algoritmo, all'intelligenza artificiale, perché dietro c'è sempre l'intelligenza artificiale, di cambiare le cose in corso, no? Questa è anche una grande novità. Però, più che il sottoscritto a parlarne, devono essere i protagonisti. Li ripresentiamo: Giampiero Briozzo, Maria Guadalupe Lukasevic e Pierpaolo Pecchini. Allora, parliamo un po' dell'interest rate, Sì. Sì, come si misura, perché poi bisogna dare concretezza alle parole e allora quali lì, risultati può dare. sì, l'interest rate, come ha ricordato giustamente Salvatore, è il secondo indicatore che insieme all'engagement e l'emotional vanno a costituire quello che è l'auditel dell'evento, quindi il ROI, Return on Interaction. L'interest rate non è altro che la misurazione della performance che un individuo ha fatto riguardo a degli stimoli che gli vengono dati sotto forma di gamification. Questa parola che cela il termine game in realtà ha sotto di sé il concetto proprio di possibilità di ingaggiare le persone attraverso diversi strumenti di, tra virgolette, game, che possono essere domande di business, exit poll, Q&A, giochi stessi, caccia al tesoro e informazioni di questo tipo, che cosa fanno ottenere alla fine? Fanno ottenere delle classifiche, quelle che in inglese si chiamano leaderboard. Quindi questa classifica ti misura le performance che un individuo ha ottenuto nel gioco che ha fatto, nelle domande a cui ha risposto, negli exit poll proposti. E questa classifica si trasforma anche in una premialità, un altro termine molto importante per ingaggiare le persone, perché il riconoscimento di un premio di qualsivoglia natura alla fine di una serie di giochi è qualcosa che proprio a livello primitivo ci spinge a farlo. E quindi la misurazione dei risultati ottenuti in questi vari giochi vengono tutte raccolte attraverso un altro set di indicatori in questa nostra dashboard che si sta popolando dopo tutti i dati di partecipazione, anche di tutti i dati di performance, quindi di interest, e ci dà un'altra misurazione, anch'essa pesata, di una seconda componente del ROI, cioè del Return on Interaction. Benissimo, quindi come dicevo all'inizio, attraverso questo indicatore e i risultati che si hanno in tempo reale si può correre ad aggiustamenti, a cambiare il corso dell'evento stesso, no? Sì, oppure si può utilizzare queste classifiche come delle premialità che diventano loro stesse dei momenti di intrattenimento. Quante Certo. volte abbiamo premiato negli incentive il miglior venditore e quant'altro di premialità? Ecco, questi sono degli awards che si possono dare durante l'evento in seguito proprio a queste attività fatte live durante l'evento Ma al stesso. di là delle attività live fatte per stimolare l'interesse, questo indicatore però diciamo, registra l'interesse di chi partecipa agli eventi nei confronti di quello che sta ascoltando o vedendo, no? Allora, la misurazione dell'interesse di chi sta ascoltando e vedendo è una misurazione che ha a che fare con i sensi e quindi è molto legata alla parte emotiva, quindi alla parte emotional. Questa ha più una Di cui rappresentazione, casomai, parleremo la prossima, di cui ne parleremo la prossima nella prossima volta. puntata. Questa ha più una misurazione didattica di come ho risposto agli stimoli di quiz, di domande che ti ho fatto, cioè io voglio vedere quanto tu Ok. effettivamente hai capito delle domande che ti sto facendo, perché un conto è ho partecipato alle domande, un conto è ho risposto correttamente. Io a livello di direttore marketing, di direttore vendite, sarei curioso di vedere se i miei venditori a questo sales meeting rispondono anche correttamente alle cose e non Certo, rispondono e basta. chiaro.
Vabbè, uno strumento che veramente rivoluziona un po', no? Il modo di fare eventi, giusto? Assolutamente sì, anche perché questa è l'applicazione massima di quanto la contaminazione digitale possa migliorare l'evento ibrido, no? Tutti parlano di eventi ibridi in questo momento, ma questa è l'applicazione massima di quanto l'evento ibrido possa essere efficace, perché lo sappiamo bene tutti che per motivazioni di budget, di restrizioni di qualsiasi tipo, di impoverimento psicologico molto spesso dovuto ancora al long covid, no? Magari non si organizzano più tanti eventi in presenza come si faceva una volta con grandi platee, soprattutto nel B2B. Quindi l'idea di poter intrattenere, ma nello stesso tempo continuare a sviluppare questo dialogo a cui facevamo cenno nella puntata precedente, di ascolto e interazione fra company e target, fa in modo che anche chi è collegato da remoto possa avere una forte presenza, possa essere considerato nella stessa maniera di chi è invece presente in sala, e soprattutto che l'azienda possa sapere con grande precisione invece se i propri contenuti, se i propri messaggi vengono rilevati ed accettati e soprattutto attivati, compresi nella maniera corretta. E questo è un punto di grande forza. Certo. Oltretutto molto utile poi alla clusterizzazione, no? dei target vari, e quindi anche alla pianificazione della somministrazione di contenuti ad hoc. Esatto, era quello che dicevamo prima. Maria Guadalupe, vorrei chiederti, ma questo strumento ha una tipologia di aziende per cui è particolarmente indicato, e poi business to business o business to consumer è ugualmente efficace per entrambe le tipologie? Allora, guarda Salvatore, io mentre parlava Giampiero stavo facendo proprio una riflessione che anche per me è utile, anche perché insomma come sai sono arrivata da pochi giorni, quindi per me è tutto nuovo. Io ho immaginato anche, diciamo, la misurazione di del target anche ai fini del miglioramento del prodotto finale, no? Nel senso, comunque un'azienda magari deve lanciare un prodotto ed è attraverso l'interazione col target dei commerciali, della forza vendite, che si può aggiustare quello che poi sarà il prodotto, diciamo, finale, no? Quindi non so, Pierpaolo, è corretto, no? Questa mia riflessione. Quindi scusami, quindi vale sia per il B2B che il B2C? Certamente, secondo me sì, assolutamente. È un po' sì. Tutte le assolutamente aziende, sì, no? E tutte le tipologie di aziende, come infatti. Sì, ma servizi. Anche per esempio adesso anche il target farmaceutico, per esempio. Okay. Secondo me è uno strumento molto utile anche per il target farmaceutico. Poi magari ci direte per quali aziende avete già utilizzato. Per Paolo, volevi aggiungere? Sì, volevo qualcosa. Aggiungere. Innanzitutto faccio complimenti che a tempo di record ha assimilato tutta una serie di informazioni. Sono stupito, ma sono favorevolmente stupito di avere a bordo un calibro di questo tipo, perché veramente ha già capito tutto, e quindi vuol dire che siamo molto in sintonia. L'altra cosa importante nel distinguo tra B2B e B2C, che può essere utile, pensate a questo: nel B2C tu puoi vendere D-Motion agli sponsor del B2C. Certo. Ogni sponsor a sua volta gli puoi vendere un piccolo D-Motion, perché ad ogni sponsor gli puoi misurare pre, durante e post l'engagement, l'interest e l'emotional dei suoi prodotti durante l'evento, avendo il B2C come target. Quindi una co-vendita con l'organizzatore di un B2C degli spazi degli sponsor, come se gli vendessimo lo spazio digitale, chiamiamolo, è un elemento anche quello veramente disruptive e utile al B2C. Certo. No, effettivamente molto interessante questa possibilità, questa flessibilità di utilizzo su tutte le parti, le componenti di un evento, perché può usare l'azienda per suoi obiettivi precisi, l'agenzia anche per vedere se quello che sta facendo è giusto, gli sponsor, quindi in maniera simultanea quasi, no? Esattamente. Ecco. Va bene, allora, siamo arrivati alla fine della seconda tappa, il viaggio secondo me è stato molto interessante, è molto interessante perché ci manca ancora da scoprire l'ultimo punto
è quello appunto dell'emotional rate. Le emozioni sono alla base di un evento di successo, per cui rimanete sintonizzati, perché presto appunto ascolterete la pillola dedicata all'emotional rate. A presto.